Sono profumi che parlano d'amore? Sì, ci sono. Ci sono proprio per questo periodo. Allora, vi voglio far vedere qualche profumino che secondo me è più romantico rispetto ad altri. Voglio partire da Gotal. Da questo cofanetto che costa una fucilata sul sito Gotal e ci sono due creazioni veramente romantiche e sto parlando di Petite Cherie e Rose Pompon. Allora, parliamo di Rose Pompon che è veramente una rosa fruttata, delicata, innocente, romantica. Allora, qui abbiamo un profumo del 2016, fruttato, rosa, floreale, dolce, legnoso, speziato, leggero, fresco, muschiato, ribes nero, lampone, pepe rosa, un cuore di rosa, peonia, una base di muschio, legno di cedro e patchouli. Ed è veramente un profumo ben bilanciato in tutte le sue note. È delicato, la rosa è delicata, c'è una rosa miscelata a una nota di lampone, di ribes, si sente moltissimo, non è pungente, è veramente fresco, delicato, molto delicato, non ha una grandissima durata, però è veramente un profumo romantico consigliatissimo se vi possono piacere questi generi. È una rosa molto gradevole, molto romantica. L'altro è Petite Cherie. Petite Cherie è un fruttato dolce, verde, acquatico, una rosa. In testa abbiamo la pera, la pesca e l'erba. Un cuore di rosa, medione, lilla, una base di vaniglia, muschio bianco. Allora, questo è un profumo romantico perché qui si sente la rosa. Perché si prende la rosa nel romanticismo? È una rosa particolare, una rosa più delicata rispetto magari a una rosa rossa vellutata che è più sensuale. Però la rosa è simbolo dell'amore. E questa è una pesca con una rosa dolce, ma anche reso pulito, mi dà almeno quella sensazione lì di pulito, anche se mi dà un po' di rimando al detersivo per i piatti, ma questo chiudiamo qua questa frangente, perché un pochino mi dà quel rimando, non so perché, però lo trovo buonissimo, veramente un ottimo profumo che mi parla d'amore. Un altro profumo che mi parla d'amore, che purtroppo non so che fine ha fatto dopo che l'ho acquistato io, l'avete acquistato in tanti e poi io non l'ho più trovato, ma da qualche parte si troverà assolutamente More Marshmallow, un profumo del 2000 che io avevo preso su Look Fantastica a un prezzo ottimo, ottimo e che mi piace sempre tantissimo. Con questo colore così scuro è bellissimo, è un bellissimo profumo. Qui questo veramente è una favola d'amore, una favola d'amore veramente. Qui abbiamo, è un profumo dolce, rosa, muschiato, talcato, floreale, vanigliato, c'è del caramello ed è uno speziato caldo. Questa è una rosa meravigliosa perché è una rosa resa dolce, ma non dolce gourmand, è dolce, marshmallosa, ecco. Il
Il caramello non si avverte proprio come zucchero bruciato, caramellato, è proprio ben miscelato. Questo è un profumo meraviglioso che ha un rimando a le vecchie ciprie, le ciprie antiche di una volta, tanto che è così particolare. Io questo qui è un talcatone, eh? È un profumo molto ma molto talcato, molto caldo, molto coccoloso, molto avvolgente, una buona durata, un'ottima, ottima fragranza. Se la trovate, veramente, io l'avevo pagata molto poco, sono 100 ml di profumo, veramente spettacolare, se lo trovate. Su Fragrantica c'è, quindi io penso che quando ci sono su Fragrantica forse si riescono ancora a trovare. Penso io. Penso io. Però questo qui è veramente delizioso. Poi ha una buona durata, si appiccica bene agli indumenti, no? E dopo un po' che lo avete su, avvertite questo profumo di cipria talcata, leggermente rosata e dà proprio una bellissima, bellissima sensazione, caldissima, bello, questo è proprio un bel profumo. Lo rimettiamo nella scatola prima che cada, perché io sto girando i miei video sul bordo della finestra perché ho rotto il cavalletto con la luce, mi si è rotto tutto quanto perché sono maldestra, mi è caduto tutto. E io sinceramente mi adatto in questo modo adesso perché vedo che comunque i video vengono abbastanza bene, c'è luce, pensate che oggi è anche una giornata nuvolosa, però mi sembra che la luce vada abbastanza bene, ma che poi volendo posso, la luce la posso mettere qua di lato, ma mi sembra che vada bene. L'altro profumo di cui vi voglio parlare è un profumo che io ho scoperto da poco perché usavo i suoi fratellini, il bianco e il verde, e ho scoperto lui, ragazzi, ho scoperto un mondo d'amore e sto parlando delle note gourmand Guimauve di Reminiscent. Questo rosa, rosa, già rosa dice amore. E è un profumo che trovate a un ottimo prezzo perché oramai si trovano a degli ottimi prezzi questi profumi e non mi aspettavo un profumo di questo tipo, anche perché se ne dicono un po' in positivo, un po' in negativo, ma giustamente perché ognuno di noi ha i suoi gusti, ha il suo naso e ogni profumo può dare una sensazione diversa. Per me questo chiama amore. Allora, qui abbiamo mandorle, lavanda, menta, rosmarino, tangerino, arancia, note verdi, neroli, petit grain, gelsomino, pepe nero, vaniglia, fava tonka, muschio, sandalo, ambra grigia, patchouli e legno di cedro. Oh! Ho già tanti profumi addosso, ma lui ha. Cioè, allora, io lo sento aromatico, ma quell'aromatico che mi piace, perché a me i profumi aromatici piacciono molto, però dipende che aromatico è, ovviamente. Questo, a parte che è dolce, perché sul fondo la vaniglia e la fava tonka si sentono. E diventa un profumo ambrato grazie all'ambra e al sandalo. Il patchouli gli dà corpo, e quindi un profumo abbastanza persistente e fresco perché si sente il neroli ed è fresco anche perché forse quella nota di menta che io non percepisco come menta, ma sento che c'è qualcosa di fresco. È veramente un profumo da provare. A me piacciono tutti e tre questi profumi, soprattutto quello verde che sa di mandorla, ma anche quello bianco è molto buono. Trovo che questi potessero
potrebbero benissimo risalire sull'onda perché sono profumi meravigliosi che non hanno tempo, non hanno età, non hanno sesso, perché li trovo tutti quanti molto unisex, forse un pochino più sul femminile, ma neanche tanto, veramente spettacolare. E queste sono le mie idee sui profumi di San Valentino, perché vedo che video di questo tipo vanno e copio anch'io questo genere e lo dico chiaramente che copio. Queste sono state le mie, diciamo, le mie fragranze, le fragranze che possiedo che mi chiamano amore. E quindi ho voluto mostrarvele. Io vi auguro un buon San Valentino. Voi, il vostro partner, i vostri amici, i vostri animali, voi stessi. Il bene è per il nostro compagno, per i nostri genitori, per la vita, per noi stessi, per gli animali, per tutto. L'amore deve essere per tutto quello che si può. E io nel mio piccolo vi auguro una buona vita a tutti e voletevi sempre bene.